Expo Vending Sud 2017, nuovo appuntamento che si rinnova anche quest'anno qui a Catania con Alfio Petrullo e la sua agenzia, la Vending Service. Alfio, bentornato dinanzi alle telecamere e microfoni di VendingTV.it. È un piacere, grazie, ben visto, ben ritrovato. Grazie, grazie. Io ogni volta che vengo qui ho l'appuntamento fisso con Alfio Petrullo, le novità di Necta, che cosa c'è di nuovo anche con Covim, Dia Design che nel frattempo ha proposto qualcosa di nuovo, ma ci arriviamo, ci arriviamo. Insieme ad Alfio Petrullo c'è anche Stefano Bucci, che è il responsabile vendite per l'area balcanica e anche per la Sicilia di N&W Global Vending, anche estero. Grazie, buongiorno. Estero la Sicilia, come giustamente suggeriva Alfio. Africa del Nord. Non scendiamo nella polemica, diciamo che comunque lui ti supporta, ti assiste e nel nostro caso è qui per poter riuscire a spiegare quali sono le novità esposte nel corso di Expo Vending Sud 2017, la settima edizione di questa fiera destinata al pubblico siciliano del sud Italia e di qualcuno che proviene dal nord Africa. Alla mia sinistra c'è una macchina doppia ma singola, tu ieri mi dicevi perché doppia ma singola? Doppia perché in realtà abbiamo 12 spirali tutti. Fermati, mi metto dall'altra parte in modo che il cameraman possa andare a riprendere in tranquillità la macchina e tu in 60 secondi possa andare a spiegare che cos'è questo distributore. 12 spirali tutte ben viste, questa è la grossa novità, con un sistema di pagamento al centro, quindi una capienza aumentata, soprattutto lì dove negli appalti si paga per lo spazio occupato, è chiaro che si risparmiano dei soldi, tanta tecnologia concentrata con una macchina estremamente flessibile. Tecnologia e caratteristiche tecniche che ci facciamo riepilogare dal buon Stefano Bucci. Bucci, Stefano, saluta gli amici di Vending TV nel frattempo. Sì, ciao a tutti amici di Vending TV. Le caratteristiche principali di questa macchina, oltre alla tecnologia, quindi le etichette elettroniche che possiamo trovare anche su tutta la gamma Necta, in particolare questa macchina è stata studiata per locazioni che possono essere catalogate come semipubbliche, in cui possono essere anche sganciati dei prodotti alternativi cosiddetti, perché proprio ci permette questa macchina con un vano molto, molto capiente, molto spazioso e un canale di caduta molto voluminoso. In più abbiamo la possibilità di avere ascensori sia da una parte che dall'altra o entrambi, la possibilità di gestire temperature anche ambient, quindi fino a 4 temperature compresa quella ambient, che è comunque un plus di questa macchina. In più l'interfaccia tutta in metallo rende la macchina accattivante e comunque resistente anche al pubblico. Ecco, io vorrei che il cameraman andasse a inquadrare quello che è il cassetto di raccolta, che per la prima volta, amici, ha dimensioni molto più che generose, perché direi che occupa tutta la larghezza del doppio distributore, comprensivo anche della parete che comprende la gettoniera, il display, la pulsantiera e così via. Un cassetto dunque molto più che generoso, Alfio. Chiediamo a Stefano, lui che è già un po' più tecnico rispetto al ruolo di venditore, perché è stato pensato così generoso, così largo, così capiente? A tecnico è una parola grossa, però ci proviamo. È stato pensato proprio per questo, per alloggiare prodotti alternativi. Sempre di più nel vending cerchiamo di dare un valore aggiunto, il valore aggiunto può essere dato con prodotti che attualmente non possono essere sganciati da macchine del vending. Un cassetto dalle dimensioni generosissime, ma non termina qui l'esposizione di N&W Global Vending, perché c'è anche altro. Sì, c'è sicuramente l'opera che rappresenta finalmente la nuova elettronica, l'elettronica di nuova generazione, cioè il futuro della linea N&W. Ecco, allora vediamo questa opera, che eccola qui, è quella che abbiamo
presentato anche nel corso di Vending Paris, nell'intervista fatta a Francesco Frova qualche mese fa, e il cameraman è stato così attento dal andarci a seguire per poter dire in breve quali sono le funzioni principali di questa nuova macchina. Non è soltanto un'interfaccia grafica touch, no? Come se ne vedono tanti in giro, sicuramente è un'interfaccia estremamente veloce, estremamente semplice da utilizzare, che ti dà tutta una serie di informazioni nutrizionali sul prodotto e così via di seguito, ma è anche un salto generazionale per il tecnico, perché c'è un menu a cui accede con una password ovviamente il tecnico, che gli dà la possibilità di intervenire sulla macchina in una maniera estremamente semplice. Si abbandonano quei famosi programmatori con un display a palmare, estremamente intuitive, veramente con una facilità di utilizzo incredibile, ti consente di entrare nella macchina, capire lo stato della macchina, intervenire sulle dosi, sulle quantità, guardare i dati, i guasti, la lista guasti e così via. Quindi un salto sicuramente, forse quello che si aspetta il settore, no? Non la solita elettronica, ma un qualche cosa che sia veramente più avveniristico e più utile soprattutto per il gestore. Per il gestore, perché dicevamo anche a Parigi con Francesco Frova che il tecnico di turno che deve effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria viene di gran lunga agevolato nel suo compito proprio attraverso alcune funzioni che sono state integrate in questo distributore. Beh, voi non lo vedete dall'altra parte, però qui è ergonomico, è davvero elegantissimo, e il display che è al centro della macchina riesce a questo punto a soddisfare davvero tutte quelle che sono le esigenze non solo di comunicazione ma anche e soprattutto di programmazione e erogazione prodotto. Ho detto praticamente tutto o mi sbaglio? Sì, diciamo che le caratteristiche principali sono state enunciate. Un'altra cosa che possiamo anche vedere live sarebbe... Mi metto da quest'altra parte in modo che il cameraman può mostrarlo. La funzione di un filtro, quindi in base alle caratteristiche della macchina, che può essere assolutamente accoppiato a batteria, messa in batteria. In questo caso possono essere sfruttate a pieno la tecnologia per filtrare in base alle esigenze, quindi se io voglio un prodotto senza glutine posso filtrare sia la macchina del caldo che del freddo e ottenere i risultati che mi corrispondono alla mia richiesta. E a questo punto questa macchina diventa master anche per quella a spirali che di fatto diverrebbe slave. Esatto, perfetto. Ti consente vendite abbinate, puoi fare anche delle offerte legate all'abbinamento, quindi tutta una serie di funzioni utili. Offerte speciali? Anche offerte speciali, cioè il caffè da solo costa X, la brioscina da sola costa Y, se le metti insieme ti costa un po' di meno. Ecco, quindi questo in maniera assolutamente semplice lo puoi gestire dal touch, insomma, proprio dalla tastiera. Bene, io non ti faccio domande sul futuro del vending dopo i corrispettivi, che cosa può succedere fra 2, 3, 4 anni in questo settore, la rimandiamo ad altra conversazione che avremo prossimamente poi nel corso di Vending TV on the road, dove tutti avrete poi modo di esprimere ciò che avete dentro in relazione al futuro di questo settore. Però io vorrei continuare a mostrare agli amici sull'altra parte quello che avete presentato nei vari angoli dello stand, perché da quest'altra parte c'è una macchina Necta, una Brio 3 con i prodotti Covim, sono le capsule Covim con serbatoio dedicato, dovrebbe esserci da queste parti Claudio Picci, che però non vedo, sarà da qualche parte qui intorno. Se ci ricapita lo riprendiamo, altrimenti noi andiamo avanti. Così come alla tua destra abbiamo l'angolo dedicato a DA Design con una nuova veste, con questo signore che è appena passato davanti alla telecamera e che ritorna dinanzi
agli schermi di vendintv.it e che si chiama Alfredo Porrello. Bentornato, Alfredo. Grazie a te Fabio, grazie a Vendintv e grazie anche ad Alfio che ci ha permesso di poter presentare i prodotti della Dia Design. Che migliorano anno dopo anno, questo lo devo dire io che sono un osservatore, che sto attentissimo alle cose che voi andate a fare e che riconosco anticipano sempre i tempi nel corso degli anni. Queste sono delle vostre realizzazioni, o meglio questa è una sola realizzazione modulare che è davvero bella, tanto bella, è bella da vedersi, è funzionale, è utile e credo sia anche abbastanza economica. Sì, è una bella struttura, in questo caso l'abbiamo solo prodotta seguendo un po' le tendenze del mercato. In tante altre occasioni abbiamo creato la tendenza del mercato, come tu ben sai, nei tempi passati abbiamo creato l'outdoor, cioè tutte strutture e mobili a contenimento dei distributori automatici, che questi mobili che poi avevano vari tipi di servizi, dal mobile con la raccolta differenziata dei rifiuti al forno a microonde eccetera, e oggi si è arrivati a che queste strutture sia indoor che outdoor possono essere personalizzate completamente con il brand del cliente finale o del gestore. Ecco, in questo caso per esempio in questo periodo abbiamo cercato di unire l'oreca con il vending, abbiamo unito questi due settori che prima erano ben distinti, oggi invece l'esigenza del gestore è quella di unire questi due settori, di dare un servizio al cliente un po' più qualificato con l'oreca e abbinare nello stesso tempo il vending e il distributore automatico. Da qui sono stati creati non solo questo rendezvous, che è un mobile che assomiglia molto a quello dello famoso Starbucks inglese. Poi abbiamo creato anche altri mobili, un'isola per esempio per il coffee break che si chiama Lon. Che io ho avuto il piacere di vedere in anteprima apprezzandolo in tutta la sua bellezza. Sì, anche perché è totalmente personalizzabile e in questo caso molte società di caffè, di torrefattori hanno personalizzato il mobile, tipo la Covim, tipo il caffè Borbone, la Vazza. E questo mobile viene usato negli alberghi, nelle sale riunioni delle varie aziende e che avendo le ruote, mettendo una piccola macchina come questa qui dell'Oreca e può essere servito il caffè nelle sale riunioni, diciamo. È un piccolo mobile abbastanza economico e ovviamente tutti quanti potete andare a visualizzarlo nel nostro sito di adesigngroup.it dove troverete una galleria di immagini e vedrete tutti i nostri sistemi. Sono ben 20 sistemi, non sono pochi, e tutti quanti sono sistemi personalizzabili indoor e outdoor. Grazie Alfredo, sei stato cortesissimo come al solito, estremamente preciso nell'andare a descrivere quella che è la vostra soluzione, in questo caso indoor, ma ottenibile anche con una formula outdoor, e che voi dall'altra parte potrete andare a scoprire sul loro sito www.diadesigngroup.it. Grazie Alfredo, saluto gli amici di vendintv.it e poi ci rivedremo probabilmente a Venditalia 2018. Senza dubbio, grazie e buonasera a tutti. Grazie amici, allora voi restate ancora qui perché abbiamo tantissimo da mostrarvi attraverso telecamera e microfono.